Amici di Metal.it, fratelli di Metal, oggi è un bel venerdì. Eh sì, oggi è un bel venerdì perché c'è il recap, qualche altra puntata saltata, c'è stato di mezzo poi la settimana santa di Pasqua, il sito che ce l'hanno hackerato, comunque è successo un macello, noi abbiamo prontamente comprato un altro server, ma sì, che ci frega, noi famo i miliardi con l'heavy metal e quindi compriamo server a iosa come fossero ciabatte dell'Eurospin da un euro. Quindi siamo tornati online prontamente, finalmente. Alla fine di questo recap non dovrò dire sono, vi prometto, sì, vi scongiuro, lo farò, metterò il video di Sepultura perché finalmente ce l'ho fatta, ho caricato la video classifica di Sepultura. Sono contento, tra l'altro, che vi sia piaciuta e vi stia piacendo, sta facendo bei numeri, ci sono soprattutto un sacco di commenti, un sacco di critiche intelligenti, insomma, molto molto sempre civili, quella è la cosa importante, e finalmente, dopo i primi giorni in cui tutti mi stavano dando manforte, sì, viva, Benedderimense, Arise, a morte, Roots, stanno venendo fuori, ma giustamente, mi sembra il minimo, tutti i fan di Chaos ED, soprattutto Roots, che alla fine è sempre comunque il disco più venduto di Sepultura, anzi mi sembrava strano che non ci fosse nessuno che dava manforte al suo disco preferito, ma è bello così e va bene così. Quindi andiamo subito a iniziare con le 5 news della settimana. Mi sono un po' perso in chiacchiere, come faccio sempre, non è una novità, d'altronde andiamo subito a iniziare la quinta news della settimana, che è una news piuttosto positiva. Vi ricorderete, poche settimane fa, quasi mesi ormai, è stata annullata tutte le date di Ozzy per il suo No More Tours. Questa cosa mi fa abbastanza ridere, ma la vedremo dopo, appunto di Ozzy con i Judas Priest, notizia di questi giorni che è stata fissata una nuova data, che addirittura da quella che doveva essere il 1 marzo 2019, è stata posticipata di un anno praticamente, perché sarà recuperato, anzi più di un anno, il 10 marzo 2020, sempre all'Unipol Arena di Bologna. Questo perché insomma la salute di Ozzy sta migliorando e stanno rischedulando tutto il tour, tutte le date sparse in tutto il mondo, insomma un lavoro non di poco conto. La cosa che mi fa un po' riflettere è il fatto che insomma tutti i problemi di salute di Ozzy che si sono accumulati in questi ultimi mesi barra anni, fissare una data a un anno mi sembra veramente un termine molto lungo, ma comunque diamo fiducia, insomma chissà se riusciremo appunto a vedere questa data confermata. Per la quarta news, una news che è passata un po' così, insomma invece a me ha messo un velo di tristezza mentre tutti quanti stavano esultando, viva l'heavy metal, come cresce, come siamo forti, invece secondo me questa non è una news poi così tanto positiva, perché il circuito TuneCore, che è un sistema di licenze, distribuzione, download, pubblicazione, insomma musicale, ha rilevato che i suoi iscritti, insomma che sono un bel po', perché sono 250.000 artisti, hanno visto crescere notevolmente il flusso di streaming vari, che sono aumentati dell'87% rispetto al 2018. Di questo incremento mostruoso che vede diciamo i paesi, soprattutto dai paesi diciamo un po' satelliti, diciamo non proprio al centro del circuito musicale, tipo ho letto prima il Marocco, il Sudafrica, l'India, c'è anche l'Italia ovviamente in tutte queste, fra tutti i generi che sono cresciuti di più c'è proprio l'heavy metal, che con un bel più 154% ha fatto segnare il record in positivo, insomma. Come dicevo, tutti quanti si sono messi un po' a festeggiare questa notizia, io come al solito vado un po' controcorrente, poiché la vedo molto sempre di più una conferma della mercificazione appunto dell'heavy metal. Questo secondo me porterà ad un sempre più limitata visione dell'heavy metal, della musica come l'abbiamo conosciuta in tutti questi anni, insomma diventerà una musica un po' una sorta da intrattenimento, come piace dire alla Scabbia, a Dave Ellison e tutti gli altri, che uno mette una playlist e via, una canzone di un gruppo, una canzone di un altro, una canzone di un altro, questo sempre su Spotify o servizi analoghi, insomma i gruppi praticamente si potrebbero, anzi secondo me si potranno alla fine limitare a fare, a pubblicare un singolo e poi dedicarsi a tour, dedicarsi a Instagram, dedicarsi ai pacchetti VIP e tutte queste minchiate varie che ahimè stanno ammorbando anche la nostra musica. Una cosa quindi a mio parere molto molto triste, che sta distruggendo la nostra scena musicale heavy metal, e un'altra, per la terza news, un'altra notizia che mi trova d'accordo in toto per quanto riguarda il significato, è quella che ci ha comunicato Björn Strid, ovvero il cantante dei Soilwork, perché secondo lui il fatto di suonare per intero gli album
classici, poi classici metto sempre tra virgolette, dal vivo, sta, appunto, secondo lui, sta distruggendo la scena musicale. Insomma, questa piaga dei tour celebrativi è un po' sfuggita di mano, un po' perché prima si diceva i grandi classici, invece adesso praticamente qualunque gruppo fa il tour celebrativo di uno o più gruppi, uno o più album della propria discografia. Già mi sembra un paradosso. Il buon Bjorn dice che a loro erano giunte offerte a sua volta per suonare tutto Natural Born Chaos oppure Stabbing the Drama. Io mi auguro ovviamente che le offerte siano state per il primo e non per il secondo album. Comunque, detto questo, noi non lo faremo mai perché no, noi non siamo la stessa formazione che aveva suonato su quei dischi. Spiegazione che non mi trova propriamente d'accordo, diciamo così. Quindi non credo che sia giusto nei confronti di quella formazione e di quella attuale, e dovrebbe essere sufficiente un nuovo album, come è sempre stato in passato, cosa che appunto mi trova piuttosto d'accordo. Come detto, c'è qualche passaggio che insomma non mi convince del tutto, ma insomma, quella di fare i tour celebrativi per portare sempre più gente ai concerti. Insomma, una cosa che prima non succedeva mai, adesso invece si festeggia quando va bene il 25ennale, ma poi ormai si festeggia veramente i 5 anni, 7 anni, 10 anni, 12 anni di un certo disco, per poi magari lo faranno con quello, tutti i gruppi lo faranno col disco successivo, e ancora successivo, e ancora successivo. Insomma, una piaga che secondo me è veramente molto molto scarsa. Non so cosa ne pensiate, ma è un altro fatto, ahimè, negativo che sta un po' inficiando la salute, a mio avviso, della nostra scena musicale preferita. Un problema, quello di portare tanta gente ai propri concerti, che non sembra affliggere, non ha mai afflitto, perlomeno gli ultimi 25 anni, se non di più, i Metallica, che sono padroni incontrastati non solo degli streaming, non solo della musica digitale, ma proprio anche della musica dal vivo, ovvero, tra l'altro li avremo tra pochi giorni in quel di Milano, l'ippodromo SNAI San Siro, l'8 maggio, che giorno è? Mercoledì, quindi poi lo vedremo anche comunque nelle date dei concerti. Metallica che hanno suonato il 1º maggio a Lisbona, insomma nella prima data europea del loro Worldwide Tour 2018, e a vedere la scaletta, insomma, qualcuno si era preoccupato. Invece devo dire che una scaletta secondo me abbastanza buona, ci sono tanti brani del passato, tanti classici, ovviamente ci sono anche i brani nuovi, ci mancherebbe altro, però insomma, la butto lì. Insomma, ci sono le classiche, i grandi classici: Seek and Destroy, c'è One, c'è Master of Puppets. Ora non sappiamo se tagliate o meno. C'è anche qualche brano del Black Album che non mi aspettavo, tipo The God Has Failed, che come dicevo nella diretta Instagram di poche ore fa, è uno dei brani che mi stancava di meno, molto scuro, insomma con un mood certo, un po' particolare, che non mi scocciava, devo dire. E fra le altre, devo dire, la presenza fra tutte di Disposable Heroes di Master of Puppets, un brano, a mio avviso, molto molto sottovalutato, che a me è piaciuto sempre moltissimo. Come ho detto appunto nella diretta Instagram, quello che mi auguro, perché comunque la scaletta io mi sento di, ovviamente non si può avere Fight Fire with Fire, e insomma, e solamente i brani dei primi quattro album, devo dire una scaletta non male. Quello che mi preoccupa è l'atteggiamento, come al solito, come dicevo in occasione dell'ultimo report, con cui James Hetfield andrà a cantare questi brani, perché notavo la completa differenza quando lui si vede costretto a cantare i brani. Appunto, mi ricordo una pietosa Ride the Lightning, One, cantate veramente quasi come fosse controvoglia, mentre i brani da Lodi in poi avevano un tutt'altro entusiasmo, tutt'altra veramente voglia di suonare e di comunicare al pubblico la propria energia. Qualcuno mi ha detto: ma secondo me è un discorso che non ce la fa, no, che non gli va. Invece no, secondo me Hetfield lo vedo sempre piuttosto in forma, insomma alla fine è ancora il motore insomma, principale nei Metallica. Mi sembra proprio che abbia meno entusiasmo. Mi piacerebbe vedere, non ci sarò ovviamente a Bologna, sì a Bologna, a Milano, un po' per tanti motivi, e poi soprattutto poi ci sono i costi, per carità del Signore, vedere come canterà Disposable Heroes, chi di voi andrà, presumo in tanti, a vederli, magari ce lo racconterà anche dopo il concerto, insomma o nel prossimo recap, chi ne sa. Insomma, fatecelo sapere ovviamente nei commenti. E per la prima news della settimana, insomma, abbiamo parlato di servizi digitali che crescono con sempre più favore dei singoli e tutto il resto. La piaga dei tour celebrativi che sta sciupando la scena, heavy metal. Arriviamo all'ennesima e forse la principale, veramente insopportabile a mio avviso, piaga dell'heavy metal, ovviamente, quindi i tour di addio, i famosi tour di addio.
anche i Manowar per l'ennesima volta, non loro, non solo loro, ma insomma abbiamo visti tanti altri nel corso di questi mesi, hanno dichiarato che non ci fermiamo, per carità del Signore, chi l'ha mai detto, chi l'ha mai pensato? Lasciatemi precisare una cosa, dice, noi non abbiamo mai annunciato la fine dei Manowar e non abbiamo mai pensato di smettere di andare dal vivo. Allora, già questa cosa dei tour di addio è ridicola, perché insomma se uno se vuole sciogliere fa l'ultimo coso. Fa l'ultimo tour e poi a tour finito dice questo era l'ultimo, a posto così. Già che lo dici prima, è ovvio che lo dici per chiamare più gente al tuo concerto. E vabbè, giustamente è il tuo lavoro e ci posso anche passare sopra. Adesso il fatto che mi prendi anche per il culo, mi prendi per stupido dicendo io no, io non l'ho mai detto, no, non l'abbiamo mai detto, quando ci sono delle testimonianze scritte in miliardi di siti internet sparsi per tutto il globo, in cui nel 2016 i Manowar dicevano questo è l'ultimo tour, mo se fermiamo, mo siamo a posto così, facciamo questo e chiudiamo. Beh, sinceramente questo mi sembra oltremodo dileggioso, si dice dileggioso, insomma, voglio dire, ci prendono per scemi. Come si dice, com'è il famoso coso? Ci pisciano in testa e ci dicono che piove, quindi non solo perculati, ma anche danneggiati, non solo danneggiati, ma anche perculeggiati. Insomma, questa è una cosa secondo me molto molto triste. Fra l'altro non è l'unica sciocchezza che Gio Di Maio va a sparare, no, Gio Di Maio, sì, l'ho detto, sì, Gio Di Maio, che va sparando nell'intervista, perché ha detto, non, insomma, con l'incredibile responso che abbiamo avuto, sarebbe da matti terminare qui la nostra avventura. Vabbè, poi la boiata totale. Ci sono dei fan che ci hanno detto che pensarono al nostro ritiro dalle scene e avrebbe sconclusionato la vita, cioè gli avrebbe tolto la gioia di vivere. Cioè, se ci stanno i malati di mente, non è colpa di nessuno. E per chiudere il discorso, va a dire che ci sono talmente richieste da un sacco di posti per suonare che insomma tutto questo gli hanno fatto pensare o ripensare o comunque insomma non smetteranno di suonare. Quando poi ad esempio in Italia non ci suonano, in Belgio fanno 85 date, in Germania fanno 200, quindi insomma se fossero così tanti i posti in cui gli devono suonare, questo tour di addio sarebbe stato comunque molto più articolato. Insomma, l'ennesimo tour di addio spacciato per tale e poi viene rimangiato e completamente. Veramente una cosa. Mi leva le parole perché veramente sono avvilito di fronte a queste scene che, ripeto, come dico ogni volta, pensavo appartenessero solamente al mondo pop, diciamo alla pop music, invece ormai è completamente assimilato anche dall'heavy metal. Roba, roba molto, molto triste. E vabbè, che ci vuoi fare? Anche me l'hanno detto anche in diretta, grazie, ma ancora ti stupisci, ancora ti intristisci, lo so, ragazzi, sono sempre il solito sognatore nostalgico che non riesce ad accettare i cambiamenti, anche perché poi questi, secondo me, sono cambiamenti in peggio, perché poi qualche cambiamento in meglio lo ammetto, e come? Vabbè, andiamo subito a vedere quali sono i dischi in uscita nella settimana. Come sempre, io vi dico che la lista completa, il listone, il mega listone, lo trovate come ogni venerdì su Instagram, sul nostro canale Instagram, il nostro sito ci cura come al solito tutti, ogni giorno ci sono le ricorrenze, tot, quello è morto, quello è il disco uscito da tot anni, quello è nato, insomma anche le cose belle, mica, per carità, non solo le cose tristi, e fra le cose del venerdì, fra gli elementi del venerdì ci inserisce anche tutti i dischi in uscita oggi, tra i quali mi vado a segnalare senza dubbio il più atteso, che venderà 1,5 miliardi di copie, ma sinceramente io l'ho ascoltato e mi sembra veramente boh, non so, un brodino scaldato così, tiepido tiepido. Berserker, il nuovo album degli Amon Amarth, che esce non più solo per Metal Blade, ma anche per Sony, insomma, ovviamente i Metal Blade. Gli Amon Amarth hanno fatto veramente il botto e questo album venderà sicuramente ancora di più, secondo me, però il melodic death metal, così se vogliamo chiamarlo, degli Amon Amarth è ormai abbastanza privo di ispirazione, vi lascio così, là, un mio giudizio assolutamente personale, ovviamente, sul nuovo Berserk. Esce poi Age of the Unreason, anzi Age of Unreason, esce per Epitaph, il nuovo album dei Bad Religion, esce per la norvegese Indie Recordings, scusate, mi sono strozzato, con Ophidian's Manifest tornano i Kamphar, ci sono poi i Nirat con il loro progressive metal, esce Sheehili su Year Music, e infine il technical death metal degli Origin con Abiogenesis, A Coming into Existence, esce per Agonia. Insomma, questi i dischi più, diciamo, importanti o comunque più noti, ma la lista, come detto, la trovate su Instagram.
Vado a rompere così il mio tablet e vi vado a leggere i concerti della settimana. Non sono tantissimi, ovvero, come al solito, stesso discorso. La lista completa la trovate sulla nostra sezione concerti su metal.it, www.metal.it, perché l'ho detto in inglese, non lo so, sono pazzo. Mentre una summa ve la faccio io a voce, ovvero stasera, venerdì 3 maggio, ovviamente, suoneranno i Grim Reaper. Che ieri hanno suonato, non mi ricordo dopo, non mi ricordo dove, me l'ero salvato da qualche parte, ve lo dico in 3 secondi, ovvero sì, hanno suonato a Prato, all'Exsentia, mentre stasera, ieri, mentre stasera 3 maggio suonano al Mu, che non conosco, un locale che non ho mai sentito, di Parma, mentre, vabbè, ormai lo dico, mentre 4 maggio, sabato 4 maggio, quindi domani, suoneranno al Dagda di Retorbido. Questo è un concerto organizzato da Cerberus Booking. Mentre passiamo al tour degli Analatrak, sto impazzendo, che saranno in Italia con, non me lo ricordo più, vabbè, non fa niente, però tanto vi metto qui la locandina. Sabato 4 maggio suoneranno all'Alchemica di Bologna, mentre il giorno successivo, domenica 5 maggio, suoneranno al Dagda, sempre di Retorbito, ovviamente non si è spostato con il tempo. Intanto vi dico, gli Analnatrak, non ce la farò mai a dire questo nome in maniera decente, fra l'altro è un gruppo che a me nemmeno piace, nonostante abbia un certo risalto. Suoneranno con i The Burning Dogma e gli Stormcrow. Cos'altro mi ero segnato? Mi ero segnato che un concerto minore ma molto molto interessante. Lunedì 6 al Circolo Svolta di Rozzano, ovvero lì in periferia di Milano, suoneranno i Crips con i Jupiterian, un concerto molto molto ignorante ma molto molto bello. Fra l'altro i Crips stanno uscendo con un nuovo album, anche discreto secondo me. È un concerto organizzato da Necroteism Production, quindi capite che è il concerto piuttosto pesante. Ovviamente lo sapete tutti, che l'ho detto anche prima, mercoledì 8 i Metallica, bello giro, Metallica suoneranno a Milano all'ippodromo di Snai San Siro, insomma con i Ghost e i Bokassa, che sinceramente non so chi siano, è una cosa che mi interessa molto, ma ovviamente sarà il concerto che vedrà insomma tutto esaurito, tutti voi andrete lì, insomma. Fateci sapere com'è stato questo concerto, perché magari, come può succedere a tanti altri gruppi, generalmente i Metallica vanno sempre bene, al netto di qualche errore, imprecisione, ormai ci sta, va bene, però comunque offrono sempre uno spettacolo piuttosto generoso ed importante. Bene, anche oggi siamo giunti al termine del nostro recap. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel pollicione in su e soprattutto, cosa molto importante, attivate la campanellina, non so perché faccio sempre questo gesto, mi sa di campana, ma vabbè, no, voi non travisate. Attivate la campanellina così vi viene la notifica sul vostro cellulare quando noi carichiamo qualche video e soprattutto iscrivetevi al canale, che per noi è molto molto importante, non vi ci vuole niente, basta un click, non spammiamo, non rompiamo le balle, non vi vendiamo cose, però metteteci un like al canale in più, insomma un'iscrizione al canale in più, che per noi è molto importante. E se ce lo fate pure su Facebook, Instagram, Telegram e Twitter, insomma noi stiamo le parti tranne Twitch, Snapchat e minchiate varie, insomma, su cui non sapremo che cosa dire e cosa farne, almeno al momento, ci fate un grande favore. Bene, oggi è venerdì, io mi riposerò, voi no, quindi stay drunk, stay Friday, stay metal, con metal.it, che è la gloria sempre con voi. Ci vediamo molto molto presto con nuovi video e nuove rubriche interessanti. Ciao!